ringrazio il Museo Bilotti e l'accoglienza che hanno fatto a questa, la collaborazione che hanno fatto per questa mostra. E abbiamo giocato proprio alla pari, per cui grazie a tutti voi. Una bella mostra. Abbiamo avuto il piacere di avere vari curatori di questi paesi e con tutti c'è un buon dialogo, insomma, per cui credo che quello che voglio dire anche in questa occasione che queste mostre sono possibili proprio grazie al loro contributo, cioè di nostro mettiamo l'organizzazione, i video, le grafiche, i cataloghi, il sito, eccetera, però la bontà e la selezione che loro fanno, questo ci premia, ci qualifica, per cui naturalmente da questo punto di vista io devo dire grazie ai curatori e essere orgoglioso anche di questa mostra. Siamo in buona compagnia, siamo stati ricevuti molto bene dal Museo Bilotti, stamattina era presente anche il presidente del Senegal. Per cui diciamo che è una mostra sicuramente di cui si parlerà. E sono Alberta Campitelli, sono il direttore del Museo Bilotti e siamo particolarmente felici di ospitare la mostra I Mago Mundi, l'arte dell'umanità, con una selezione della collezione di Luciano Benetton dedicata all'arte africana. Arte africana sono 13 paesi che sono qui rappresentati con diversi curatori. È un'occasione per avere un panorama di quello che succede nell'arte contemporanea nell'Africa oggi. È un continente che può sembrare tutta natura, invece ci dimostra che oltre la natura c'è anche una grande base culturale e un grande interesse per l'arte. Mio nome è Leila Suisi, sono la curatrice dell'evento tunisino. È un incontro tra miti tutti i paesi africani che sono lì dentro e penso alla mia conoscenza che è la prima volta che un evento così è possibile. La Tunisia è stata una scelta un po' con i venti della rivoluzione, vuol dire che ho dato la parola più alle donne, perché dopo questa rivoluzione è stato un problema per le donne di essere libere, di portare un'espressione libera. My name is Natia Denke and here we've got Ruth Ortler and we were both involved with the Benetton collection from South Africa. What has been so wonderful is just to see the response from the artists to the project. It is an unusual project in that each one gets the same scale, and also unusual in that artists from a very wide range of abilities, backgrounds and geographic areas were involved in this project. So that there's such a range, and that made it so interesting to us as curators and administrator, but also made it so interesting to the artists in that they exhibited next to people that they wouldn't necessarily ordinarily be exhibiting with. Sono il presidente della Fondazione Sarenco e in questa occasione anche il curatore della collezione Egitto. È stato un lavoro immane ma entusiasmante. Gli artisti egiziani sono veramente eccezionali e sono in grado di testimoniare giorno per giorno quella che è la realtà del loro paese precedente e successivamente alla rivoluzione di primavera del 2010.